Allora, cosa andremo a fare questa sera? Per chi ovviamente non ha letto il titolo, andremo a guardare appunto i video di ASICS dove, diciamo, trolla, tra virgolette, diciamo che trolla un truffatore. E diciamo che io ho già visti almeno due di questi video, però devo dire che mi sono sempre piaciuti queste robe, mi è piaciuto come video e visto che, come sapete, come ve l'ho fatto leggere sabato questa roba, è successo anche a me una cosa simile e quindi ho detto, ovviamente, ma perché non guardiamo questi video? Oh, grazie per l'host, grazie bro. Grazie bro. Quindi dicevo appunto, perché non ci guardiamo questi video, giustamente, visto che è inerente a ciò che mi è successo, oddio, che poi non ho fatto niente, ho lasciato lì il messaggio a morire, a fare la muffa, ma sono dettagli. A proposito, la parte di live di sabato l'ho ricaricato sul secondo canale, in modo che possiamo avere, diciamo, una successione dei fatti, visto che parlare di questo argomento truffa mi piace. Anzi, caso strano, è successo dopo che abbiamo iniziato a parlare di questo argomento truffa. In che senso che succede? In che senso? Non succede niente. Non è successo niente, non è successo niente. Non è successo niente. Maledetto questo microfono che prende tra poco pure per strada, prende i suoni. Mortacci di sto microfono. Vabbè, quello che ho detto in poche parole è questo, che andremo a guardare questi video di ASICS, dove appunto ha ricevuto anche lui più o meno lo stesso messaggio che ho ricevuto io su Telegram, solo che lui l'ha ricevuto tramite mail. E in compenso, visto che lui, diciamo, se ne intende di, come posso dire, di informatica a livelli software, queste robe qui, è riuscito a trollare sia tramite messaggi che proprio tramite dei programmi, delle robe. È riuscito a trovare, a scovare, sgamare almeno uno dei due troll, perché non è apparso solo una volta, cioè, è arrivato un altro messaggio che era, mi sembra, collegato con il primo. Ora, non mi ricordo precisamente la vicenda, perché l'avrò visto forse 1 o 2 mesi fa questo video tramite un altro streamer. Però, fidatevi, fidatevi, è una bomba. Anzi, potremmo prendere spunto per fare qualcosa anche noi. Non sarebbe male l'idea cercare di trollare quel grande che mi ha mandato quel messaggio. Ma vedremo, vedremo. Vedremo. Allora, vi ricordo comunque di supportare il canale, importantissimo. Fatelo, fatelo. Ci sono le sub col Prime, donazioni di bits, donazioni. Che altro c'è? Non mi ricordo più. Ci sono talmente tante cose che vi danno a disposizione, quindi supportate il canale, che male non fa, ovviamente. Perché no, giustamente. Perché no? Si potrà dare una grossa mano. E quindi, oggi andremo a vedere questi video di ASICS. Anzi, beh no, c'avevo una mezza idea, se riuscivo a contattare ASICS di portarlo qui in live e farci aiutare, diciamo, parlare un po' di questo argomento di truffa. Signori, Buonasera, buonasera! buonasera, signor Darius. Come va? Come va? Vabbè, io direi che possiamo iniziare con la reaction a questi video che durano all'incirca 20 minuti l'uno. Quindi, possiamo iniziare. Dai, dai. Possiamo iniziare, signori del web. Allora,
Buonasera, tutto bene? Mi fa piacere che va tutto bene, bro. Iniziamo dalla primissima puntata. A lui addirittura 100.000 euro, a me, anzi no, 100 milioni. A me erano 5 milioni, erano di meno rispetto a ASICS. Ma vabbè. Io ne dubito fosse vero col messaggio, comunque. Abbiamo sgamato un po' chi era il tizio in questione. Cioè, non sgamato, nel senso abbiamo scoperto che era fake. Tutto qua. Vabbè, iniziamo allora. Can you Iniziamo get col nostro permission signor to Asics. inform the accounts you are managing here in the Reserve Bank because of the large amount of money they have for their foundation purpose? Ok. And we have been attending to Mi sembra several che si senta beneficiaries. bene, ci sono Of rumori di course, you happen to be sottofondo, one of altre them. robe. Fatemelo Oh, I mean, sapere. if there's a chance to meet them, I would love to meet them. Is that possible? Like, do you know that? Ok, calma. Come ho fatto Ok. ad arrivare ad un passo da guadagnare 10 milioni di dollari, ma soprattutto Ma da non erano 100 conoscere milioni. Bill e Ci ha Melinda trovato, ha Gates, messo una zero in uno più. degli Ha uomini più ricchi del mondo? Tutte. trollato il titolo però. C'era scritto 100 milioni, ve lo giuro. Ve lo giuro, c'era scritto 100 milioni. No, l'ha messo così giusto per vedere all'inizio. Milioni di dollari, ma soprattutto da conoscere Bill e Melinda Gates, uno degli uomini più Ah, a ricchi del mondo. Tutto è iniziato posto. da questa email qua, che mi è arrivata da Tudor Lisa della NHS, che in pratica. Madonna, porco Dio, le porte qui. Il Servizio Sanitario Nazionale mi dice: la tua email è stata selezionata dalla Bill e Melinda Gates Foundation. La tua Okay. vincita è di 10 milioni di dollari. Per favore, A me era rispondici abbastanza con queste diverso, a me parlava informazioni: di cioè il tuo parenti nome, il tuo morti, di indirizzo, chi ne ha più ne lo stato, metta. cioè sposato o meno, il tuo lavoro, l'età, il phone number Ah. e la country. Allora, una persona normale. Vedendo una mail che è stata inviata Normale. dall'NHS con il nome sbagliato perché la tipa si chiamava anche Isa e non Lisa, e Isa capendo che Tudor poi l'NHS l'email. non c'entra un cazzo con la Bill e Melinda Gates Foundation, e soprattutto vedendo che questa mail è finita in spam, due domande se le fa e non risponde a Vabbè, questa mail. giustamente. Ma io sto parlando di una persona normale, perché una persona che ha notoriamente problemi come me, cosa fa? Ok. Risponde. Io mi chiamo Stupidino, il mio Come? address è via delle Palle Dino stupido. 96, No, questo principale Monaco, è a un Napoli. genio. Se non lo sapete, sapevatelo che Napoli È ha un genio. recentemente comprato il Principato di Monaco. Ah, Ne ho non lo stato sapevo. online come su Discord, vabbè. Occupazione, che lavoro faccio, sono un esercito. Numero di telefono, questo è un vero telefono, e dopo capirete. Ah, lui ha creato, è E la vero, mia creò un nazione è Napoli. numero Bene, cioè, apposta per farsi basterebbe ricevere fare queste così. chiamate, per chiamare. Niente di più, eh. Bellissimo. E si capisce che non esiste, cazzo. Appunto! Si capisce. Però, Vabbè, ma vabbè. non sono intelligenti coloro che Ovviamente mandano queste questi truffe non le messaggi. fanno dei laureati ad Non Oxford o Cambridge. credo. Le fanno persone capito. Beh, dopo 2 giorni mi arriva questa email qua, da Ah. Bill Gates in persona, che ovviamente scrive da b.gonline@hotmail.com, che sono adesso ho realizzato Cioè, che B voi sta per Bill, il saggista per. immaginate voi se io avessi risposto a quel messaggio, anzi, con le mail che loro mi avevano, che lui mi aveva dato, che cosa sarebbe successo? Cioè, immaginate. Gates. Perché prima pensavo fosse un indirizzo proprio a cazzo. Perché ovviamente a Bill Gates Hotmail, che è della Microsoft, non gli riserva un indirizzo con Bill.Gates oppure B.Gates. Sì. No. Gli danno un BG Online perché è uguale agli altri. Mi mandano questa mail dove c'è una foto di lui in un'intervista alla CNBC, mi Così, pare. Mi dicono presa da tante internet con la cagate che non foto, sto qui a palese. leggervi perché sono sempre le solite. In pratica la riserva pagante, anche mi dicono il La nome della banca banca che è la Reserve Bank of dell'India. India,
Che ho guardato, non puoi farti un conto alla Reserve Bank of India perché è come se fosse la banca centrale europea oppure Banca d'Italia. Ok, ho Per capito cosa capirci, non intende. potete Ho farvi capito. conto sulla Banca d'Italia perché è quella che gestisce i soldi in Italia. Ho capito Quella cosa lì è intende. la stessa cosa della Banca Ha d'Italia scritto per me banca in India. su Mi dicono che internet. Ha preso una banca l'amministratore delegato sconosciuta. della Goette. Reserve Bank of India è Senza questo tipo accorgersi che era la banca di Stato. Kankar Poi Gupta, sono Bill però Gates, mi come si aiuta chiama? lui a Congratulazioni dirlo. 21 euro. Finito Esattamente. IBAN. Il problema, Certo, mi dicono te che è lo il do CEO, gratis. l'amministratore delegato Certo. della Reserve Bank of India. Quello che mi dice Come si chiama? Wikipedia è un po' diverso, però ci fidiamo di lui. Vabbè. Lasciamo perdere. Mi dà È anche il suo cambiato di numero di poco il telefono, che tizio. per tutto merito, no, più Metti caso 91 c'è un effettivamente, secondo il prefisso indiano amministratore. dei cellulari indiani o numeri fissi indiani. E mi dice, mandami queste informazioni qua a Ok. questo indirizzo qua. Cioè si inventa anche un codice per le comunicazioni. Se non vedi questo codice qui nelle future conversazioni, significa che la mail non è originale. Ah, Effettivamente ha tenuto una certo. certa coerenza con questo codice da messa in Certo. tutte le mail che sono seguite. E questo, non ve lo nascondo, mi è piaciuto molto. Gli È dico, un ciao genio però banca, come li ha queste sono le trovati, è informazioni che un mi hai genio. richiesto. Ora dammi i miei soldi. E loro mi rispondono con sta roba qua. Allora io cosa faccio? Lo chiamo facendo finta di non aver ricevuto una risposta. E Ok. questa è la chiamata. Hello? Hi? È un genio. How are you? This is Deepak Gupta. How can I help you? Se magari fosse andata così da subito. Se. Prima c'è stato un po' di questo. Hello? Hello? Hi. Hello? 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 E un bel po' di questo. Can you hear me? Can you hear Hi. me? Can you hear me? Can you hear me? Ma vediamo come è proseguita la chiamata vera e propria. No, Hello, vabbè, sto I'm adorando calling sta you roba, lo sto regarding an adorando. email I received from you, I think. Like This from the Reserve Bank? Yeah, from the Reserve Bank. Ok. Yes. So what is Quindi your ha chiamato name? la What is banca, the name a of what, quanto pardon? pare? What is your Ma name? come What's your Dorime? name? My name is Oh. Dino Stupi. Dino Stupi. Quelli intelligenti Yeah. loro. Non è che hanno fatto una ricerca, Okay. esiste Dino So what Stupid. exactly do you want the C'è. clarification for at the moment? Yeah, I C'è. received the email Un and I want to intelligente. know how we are gonna move forward, right? Because I haven't received a reply to my email, so I just wanted to know, Eh right? sì, però l'ha chiamato, ho capito Okay, che intendevi la okay. chiamata. We'll check your mail now, then I'll call you back. Is that okay? Okay, thank you very much, dude. Okay. Thank you, thank you. Take Okay, care, no worries. bye. Yeah. Oh, grazie per il follow, Gento. Grazie mille, bro, grazie. Per seguirmi nei social, pure esclamativo social in chat. Stiamo Hello? parlando di Hi? truffe. A Hello? me Hey, sta piacendo questo argomento. Dopo quello have che you mi è chance to read my successo. email? I've not seen your Diciamo, email. I would successo, like oddio, che è to arrivato see un your mail so that we messaggio. can verify the email you're talking about, okay? I just sent you the information you asked me for, Ah, like. sì. Did you remember you asked Adesso me for ricordo che my mando un name? link Just send the email anche not in quite mezzo a long. queste informazioni dove, oltre ad avere I sent le it like informazioni, c'era una cosa nascosta to dove, three. diciamo, ti faceva sgamare la posizione. Grazie Mintball per il follow, grazie mille bro. Days ago. I'll Benvenuto in send you questo another canale, email right now, sempre bro. se c'è Can you send this? qualcuno. Yeah, send another email right now. Okay, send another email. Give me a second. What is your email? Sorry. Ok. BG online. Is that it? BG online. Hello? C'è nessuno? Io ho chiesto la mail non perché non me la ricordassi, o meglio, non Per me la avere la ricordavo, ma conferma, questo è un ovviamente, altro visto che discorso. loro L'ho fatto cambiano perché volevo email. verificare se si tradiva. La mail b.gonline@hotmail.com dovrebbe essere la mail personale di Bill Gates. Adesso non so voi che rapporto avete con la vostra banca, ma non credo gli abbiate dato la password per entrare sulla vostra mail. Così faccio una prova e rinvio tutto a Ok. b.gonline@hotmail.com per vedere se riesce a vederla e quindi se si contraddice. E con Yapo puoi No! comprare sushi No! delivery, comprare sushi in delivery, Ma chi trasformare se ne il tuo frega salotto in del uno sushi bar e sushi? evitare. Ma sti cazzi del sushi?
Sinceramente. E poi non ho capito come ha fatto a fare queste Hello? chiamate. Oi? Forse tramite Skype o qualche Hi, programma. can you hear me? Cazzo. I can hear you now. I got a mail. We have already replied you Ah, 3 days ago, have you... and I forwarded the same email. Give me a second. Have you called me from another number? Have you tried What's to that call what? me? Have you tried to call me from another number? Is a network issue? I guess it might be a network problem you're having out there. Guarda caso. Okay. So what? C could you please explain me what's why? Do you know Bill Gates? Have you ever met him? Like, do you know him? For crying out loud, this is a bank, a central bank of India, and at the same time, Okay. Bill Gates Foundation is one of the accounts we are managing Ah, è here qui in the la Reserve nostra Bank because of banca. the large amount of money they have for their Molti foundation soldi. Non è che ti purpose. dicono hanno And we have been una attending cifra. to No, molti several soldi. beneficiaries, of which you Come happen to se io be one of them. ci credo in And we have parte. May I ask Sent you how alcuni many other people cifri. are there? Yeah. No, How credo many che lui people? l'inglese lo sa meglio di Yeah, Renzi. we have said I didn't get you. It's cutting out. Chissà A come sta bad chiamando. connection. Seven beneficiaries. Like how Can you many? hear me now? Yeah, I can hear you. Like how many? Like seven. We have attended to seven. Seven, so I'm really, really lucky. Well, I wouldn't want to Okay. say you're lucky. I just believe there's a purpose why you were chosen or your email was chosen, and I will count you as one of the blessed Benedetti. beneficiaries. So like was Che Bill Gates choosing parolona. me or was it you? What happened there? Sorry, nobody. It was your email that actually selected you out. My email, Ah! just it. Ah! Yes, Proprio a yes. Oh caso. wow, I'm so lucky then. I Vai believe a they don't know you. cagare, che Yeah, secondo me they questi don't know aprono me, una no. lista di But I email, mean, aprono una lista di email e le if there's a hanno chance mandate to meet them, I would a love to meet tutti, them. Is dal that primo possible? Like, all'ultimo. do you know that? At this point Questo è in poco time, ma from the last sicuro. time we spoke to them, they were told they are Dai, a traveling, me mi for riprende per il medical culo. attentions in Germany. A me mi Are riprende per il they? I'm so culo. sorry to hear that. What happened? Okay, write about now, please. I don't have enough Basta con sta time. cagata, vai a Unless you leggerti could email help, l'email. I've already forwarded to you. And I choose haven't an received option. any emails, dude. No, I mean, I don't Please have. check your email now. I forwarded you email, the same email we sent to you 3 days ago. Check your email. I just I forwarded mean, it to you. I'm on it right Non ha now. I ricevuto don't nulla, have a veramente. reply from you. Please check your Anzi, no. spam mail. That's the case. Spam. Check your I mean, spam mail. no. Oh yeah, I got it. Ah, It no. wasn't spam. I'm sorry. Guarda caso, è finito di So spam. what do I have to Okay. do now? Guarda caso. Read through the mail. Choose an option. We have a check delivery. We have an ATM card delivery. We have a Ok. bank online transfer. And if you choose the first option, you have to fill the form and send it back. Then you have to pay for our bank security Qua ci deposit, voleva però which per is capire sta 0.1 chiamata. pounds Yeah, per beneficiare. Non so How quanto much is tempo ci that? avrà perso sto tizio per It's fare not up to tutta sta roba, $1,000, it's ma è un $890. genio. Oh, could Un you po' use tutto the money from genio. the phone to do that? No, the funds has not yet been approved by the Ministry of Finance Ok. of the Indian government. So the bank will need to get a security bank deposit from the beneficiary in order to be sure that the beneficiary can handle the funds that will be Oh, I transferred gotcha, to him. And that amount will be refunded back to the Quindi c'è uno beneficiary after the scammino. approval of the funds. Okay, gotcha. And what about insurance policy? What do you mean by that? That has to do when you need a check delivery. Okay, okay, okay. What about the bank transfer? Like, does it work if, like, Madonna. I'm in Europe? I know you're in India. Tanto, Visto che esce un of course, video dopo all we have to mesi. do will open an online account in Beh your no, name, non tanto dopo so your mesi. initial deposit will be used to Penso che open the alcuni ce li ha account, già which is preparati, giustamente. $890 will be used to open the online account in your name. Then we will send you the Lo login so che non è information facile fare whereby you queste can robe, però access any penso che bank nel you mentre want si and prepara altre we'll let you robe. know how you can Non transfer the credo funds. la lascia Okay, così can proprio in we do that canale. then? Because I'm not really a Czech person, I'm more an online bank person, you know, if you know what I mean. Poi se non erro ho detto che Can we aveva do pure un that? canale The last one Twitch. you said that was really, Aveva really good. aperto. Can you hear me? Hello? Hi. Yeah, I can hear you. So, I can we do say the you have last to one then? Il bello deve ancora venire però. Yes, we will. So what you need to do, you have to fill up the form, the Ok. online transfer form.
Okay. And it is like the attached document, right? Yes, the attached document. You fill okay. it. Then you send sembra the tipo copy of your ID proof to us. Di scarsa qualità okay. questo documento. As soon as you receive that, we will let you know how you can send the bank security deposit across. Okay. Sembra tipo un'immagine zoomata per 3000. Do you mind if I just like pixel? I can't. I have to print this and then I have to scan it. Can I just write them in a mail back to you? Is that like something you will accept? Yes, but you have to send your ID proof along with it. Yeah, I can do that. Yeah, no problem. Vabbè, okay. Non avere okay, tutti i dati per essere sicuri al 100%. Okay. Thank you very much. What is your name? I'm sorry, questi tizi. Daniel? Deepak Gupta. And one more thing. Mm-hmm. You have to send your bank okay. security deposit across. We will let you know. Cioè, non basta che lui per ricevere questi soldi deve mandare altri soldi. Cioè, puzza un po'. So you will open the account first or after the bank transfer? You first of all open the online account first. Dove mandare okay. i soldi per aprire un conto a tuo nome. You have to go si paga pure. Okay. E non si paga poco. Quindi 890 okay. dollari okay. sembra tipo okay. 700 euro. Send your ID proof. Okay. Per lì. I receive it, I'll give you a call back. Thank you very much. Thank you. Take care. Bye. You're welcome, Mr. Se non di meno. Bye. Yeah. Yeah. Qui c'era una spiegazione, perché ho fatto tutto quel pippone sul conto corrente online? Beh, pensavo che mi dessero l'accesso ad una banca finta, come è successo in questo video qua in alto. E invece no. Lui prima vuole che gli mando i soldi e poi okay. lui aprirà il conto. Ma in bisogna futuro. Vedere a chi gli allora, stai mandando questi che soldi. Cosa bisogna fare? Punto 1, mandargli la scansione della mia carta d'identità. O può essere pure che hanno scelto Punto la due, banca più costosa, in modo che Andiamo tu apri il conto, non ti vengono nessun Sei soldo. Sei preoccupato per paghi. Le attuali fluttuazioni dell'economia mondiale? Ecco tre consigli degli utenti di... Sti cazzi di toro. Ma che... Ma veramente ci sono tutte ste cose. No vabbè. È figo. Poi ti assicuro. È geniale. Cosa c'è tutto? Ok, una volta finita questa opera d'arte, saranno state circa le 6 e sono andato a mangiare. Sì, mi sono sincronizzato con gli orari dell'ospizio qui di fronte a casa. Avete problemi? Fanno una zuppa di cipolle che ti libera il naso, tipo meglio delle Golia. Vabbè, durante la cena mi continuavano ad arrivare delle notifiche di chiamate perse, ma 6 o 7 nel giro di una ventina di minuti, senza esagerare. Beh, una volta finita la cena corro su al computer e fatalità mi stava chiamando per l'ennesima volta. Sentiamo cosa vuole, mi sta chiamando più di mia mamma, cavoli. Chissà cosa vorrà. Continua a chiamare. Vorrà i soldi? Una roba impossibile. Molto probabilmente. Eccolo lì. Hello? Yes, hello? Hi, can you hear me now? I can hear you now. I was trying to call you because we have just sent you the online remittance information. Quindi, have you la prima parte è arrivata. Is it the last email you sent me? Oh, yeah, the yeah, I received email. It. Yeah, I received it. Ah, no. Pensavo okay. fosse arrivata di nuovo in so spam. So, you got the mode of payment, and after you send your payment, you have to send a copy, or if you can't send a copy. Eh beh, la copia l'aveva già preparata. And fill out the details on the Photoshop. Is this, like, is this Daniel Yu? Daniel Tan? So what? Are you Daniel? Are you Daniel Tan? No. It's our verification officer. Our verification officer okay. will be the one in charge. Oh, okay. Okay. Don't you have like a PayPal account, something sì. like that? Because I mean, I. No. We don't do that. We don't ma do che that. PayPal. I can't. Le like, robe serie. I'm really struggling I Bitcoin. Making, like, a bank transfer to India because my bank I Bitcoin. doesn't work like that. Like, all you need to do, I know. All you need to do, you can either go to a real. Eh beh, col Bitcoin ti fregano. It. Or you ti can fregano. Send it via what's it called? Bitcoin come ti scammano. But don't you have a PayPal? That would be easier, isn't it? No, io ho capito perché vuole la PayPal. Così con PayPal do you have a reason con for account that? Si riesce a capire dove proviene sto tizio. Yes.
Okay, so Daniel is your verification cioè, officer. Lo fanno in so tutti i modi per far sì che non vengono rintracciati sti tizi. No, you don't need to call him. All you need to do is just have to. Però lui non è scemo, Via Western Union o Via Money. After sending it, send it. Ma trova un indirizzo a cazzo. Send the copy of your ID proof. Ah no, fa la ricerca per sgamarlo. You have to send the ID proof to before I send the money or after. Non ha pochi bitcoin, questo chissà quanta gente ha truffato. Okay, like you told me before to send the ID. Porco due. Because you're wasting time. Di soldi sto tizio. Yeah, but I had dinner. Un botto di soldi. Right? Oh, no, vabbè, questa okay, è pazzia. Okay, fine. Just do what you have to do and give me a call after you send it, okay? Okay, take care. Bye. All the best, yeah, bye. No, vabbè, questa è pazzia. Minchia, stronzo. Vabbè. Cioè, non so se avete capito, questo tipo qua si aspetta che io gli mandi 1.000 euro e in più si permette di sgridarmi se mi prendo un po' di tempo per mangiare. Cioè, stai truffando la gente? Sii gentile, almeno, gentile. Al minimo, un appunto, nel caso non ve ne foste accorti, i metodi di pagamento sono due. Western Union, okay, che è proprio noto come metodo di pagamento per essere usato dalle banche. Cioè, se andate in banca, non vi dicono di fare bonifici. Vi dicono, usate Western Union. E secondo, invece, è Bitcoin. Ed è risaputo che le banche adorino le criptovalute. Certo, certo. I Bitcoin sono amati dalle banche. Ovviamente lui sceglie questi due metodi perché per lui sono più sicuri, così non beh, si espone ovvio in prima persona. Antisgamo. Non funziona. Lui utilizza dei complici che ritirano i soldi per lui, in questo caso Daniel, e si tengono una percentuale e inviano i soldi a lui dovunque si trovi. Quindi loro sanno come si chiama ed è per questo che ho tentato di indagare su Daniel, ma non ho trovato nulla. Vi sorprenderà, ma in India c'è pieno di gente con quel nome. C'è un però. I bitcoin sono sì sicuri, ma non sono anonimi. Con l'indirizzo che lui ci ha dato si possono vedere sia le transazioni passate, ovvero i soldi che sono arrivati a quel conto, e quindi tracciare gli indirizzi dei truffati, ma anche capire dove sono finiti quei soldi. Questo quindi è interessante. Capire se quel portafoglio, anzi, a me in realtà è usato solo come punto di passaggio banca, per arrivare al portafoglio quello più grande, questo mi aveva dove detto. Lui veramente tiene tutti i soldi. Può essere, e in questo modo possiamo anche capire quanto lui abbia guadagnato in totale con tutte queste truffe. Vai, ma chissà quanti soldi ti ha fatto sto tizio per le prossime puntate. Quindi vi lascio e torno quindi in Italia. Quindi dobbiamo imparare a truffare. No, scherzo, ovviamente. E questa era solo la prima parte. Questa è la prima parte. Cioè, rendetevi conto, la furbizia di questi tizi per non essere sgamati, usare il bitcoin, però non si sono resi conto che con l'indirizzo qualcosa è sgamabile. Ma vediamo il prossimo. Scarica l'app di Amazon, come fai va avanti questa situazione. Traccia il tuo ordine e ottieni assistenza. Vediamo come va avanti. Doveva capitare una catastrofe mondiale per farmi pubblicare la seconda parte. Eccovi accontentati. La prossima volta non scommetto più, però. E ci si vede quando ci si vede. Godetevi questa puntata intanto e non rompete la... Bene, ecco, vi ricordate dove eravamo rimasti? L'ultima mail che il nostro caro amico ci aveva inviato era questa, dove mi chiedeva di pagare via Western Union ad un certo Daniel che si trovava in India, oppure tramite Bitcoin a questo indirizzo. Vi ricordate che me l'ha pure menata perché non gli ho mandato il documento subito? Beh, me la giustamente faccio rivedere perché lui aveva parte bisogno dei merita documenti per truffare, cioè you ought to have sent it by now. Le banche ti chiedono mandamelo adesso like, oppure non ti apriamo il conto, okay. Cioè
Ok, fine. Minchia che stronzo. Con le informazioni che mi ha mandato ci faccio poco nulla. Ci sono troppi Daniel in India. Ho seguito le operazioni fatte dal wallet di Bitcoin che mi ha mandato, okay. E sembrerebbe aver tentato una anonimizzazione, tra virgolette, spostando i soldi da un portafoglio all'altro. Il fatto è che fatto così linearmente è da stupidi, perché è inutile. Puoi semplicemente seguire la traccia. Infatti vediamo che poi i soldi sono sfociati in un wallet mostruoso da milioni e milioni di dollari. Madonna! Che è probabilmente quello dell'exchange. No, in pratica l'exchange è dove tu cambi Bitcoin per euro o dollari o la valuta che c'è nel suo paese. Come hanno fatto a non sgamarlo? Quindi ancora? Riassumendo, ci servono più informazioni. Come facciamo? Giocando la carta dello stupido, e devo dire che quella carta mi riesce bene, cioè non so perché, ma più mi viene naturale. Il piano è dirgli che ho tentato di fare un bonifico, ma ovviamente non mi ha dato abbastanza informazioni. Così speriamo che ci dia un nome, un cognome, una banca e, se siamo fortunati, anche un indirizzo. Hello. Hey, hi. I tried to go for the bank transfer, okay? But I don't see any Swift code. I need a Swift code for the bank transfer. Hello? E mo sì che arriva il bello. Let me call you back. Okay, okay. Hello? I could barely hear you. What did you say? Can you hear me now? I can hear you now. Okay. I said, like, I'm trying to send money to Daniel, but I don't see the Swift code to make the payment with my bank. Oh, no. Oh, my God. Okay. What you should do, pay attention. Okay. You're trying to make a transfer? Yeah, okay. With my bank. I'm on online on my bank account right now. I'm trying to make a transfer. Oh, that means we have to get you, we have to send you an account. All gift to you was a Western Union information, okay? Ah, okay. Send you an account to do that. Okay, thank you. Yeah. Bye. Non faccio follow perché non serve a niente su Twitch, lo dico sinceramente. Hello, Mr. Dino? Yeah? Yeah, Mr. Dino, I want to confirm, what bank are you paying from? I'm trying to pay with Lloyds. Queste chiamate. Oh, sorry, are you making payment from the United States or from è come your se country? Cadono nel troll. What country precisely? Palesemente. The UK. Okay, what you should do, we'll have to get a call out because you can't questa volta in Turchia la filiale. We'll have to get hello, Mr. Dino. Verification team to see beh, if you can send it per cognome, signor Stupi. As soon as they get it, they will send it across so that we can start processing your details. I'll have to call you back in 30 minutes, okay? Okay, okay. No problem. Well, I can send money to India if you want, like my bank. No, you can send, you can, you, okay. The only thing you have to do, you can only send via online, but it will take like 6 days before solo online. Okay. Mister okay. Stupi, Dino. Proprio così. In order not to delay your transaction, we can. Ovviamente, fallo veloce, subito. Okay. No problem. Cioè, quindi, okay, se vuoi mandare in India, devi fare online. Yeah, I'm doing that right now. Se no, lo devi mandare in like Turchia, da quel che ho capito. Okay. Bye. Okay, please fill your cioè, perché questo cambio? Home address correctly. Okay. Okay. Okay, no problem. Okay. Bye. Merda, l'ho cambiato nazione 18 volte. Devo ricordarmelo quello che gli dico, porca puttana. Ah, cazzo, il documento giusto! Ho totalmente dimenticato di mandargli il mio bellissimo documento. Bellissimo. Ho aggiunto un tocco personale, ecco, però ovviamente alla mente. Io ho detto link. Che la foto della carta d'identità era troppo pesante e ho dovuto mandargli il link. Il fatto che il link, come potete immaginare, serviva effettivamente a capire anche. Se si trovasse in India oppure da qualche altra parte, come sospettavo. Cioè il link. Una volta cliccato ti porta ad un server che salva l'IP, poi ti reindirizza il sito destinazione. E in questo caso il sito Napoli, con la foto caricata. Giustamente, ricordiamo che si trova a Napoli, lo stato hello? Di Napoli poi. Hi. Hello, Mr. Dino Stupi. Yeah.
I got your ID proof and I receive your information. Ok. Aperto il link, dimmi che aperto il link. C'era un altro invece che non apriva il link con le informazioni perché non si fidava. Let me check. Verification officer name is Felix. Oh yeah, yeah, I got. Yeah. Felix boy. Okay. Is my ID proof okay? Because like I had some problems uploading it. We have just extracted it. We have extracted. Ha sgamato l'indirizzo. Okay, thank you. Yes. So there's a bank commission $50 and with the what's it called, the required fee, it's 90. Ah, pur la tassa. $9, a posto, a posto. A sto punto tenetevi voi soldi. Can you go any lower? No. It's a fund that have sì, to certo, possiamo. Ci credo. Ah, ok. Il mega coglione. Yes. Hai detto niente. Let's see if I got this straight. Okay. I send money to Turkey, okay, and they give the money to you, isn't it? As soon as they receive it, they'll process it and send it to the clearance department. Then we'll come to that immediately. Okay, and like my bank account will be in what bank? Royal Bank. Qualche truffetta. Qualche scambio tattico. We'll send you the online information. Of your online account, then you can transfer with any account you choose to transfer your donation funds. Okay, but how will you send the money? Yeah, it's going to be sent to online transfer. Okay. Gotcha. After the approval, yes. Okay. Give me a second, okay? I'll call you back. Okay. Bye. Okay. Cool. Cazzo che ha cliccato, no? Non c'è niente qua. Come era intuibile, non ha manco cagato di striscio la foto, quindi non sappiamo di dove è, tipo, per il momento. Però, abbiamo alcune informazioni molto succose nella mail che ci ha mandato. Abbiamo nome, cognome e indirizzo del... come lo chiama lui? Verification officer. Ah. Che tradotto in italiano è il... complice di questa truffa, non so come altro chiamarla. Vabbè. Due secondi di ricerche dopo e ho trovato persona. Questo è lui 100% che è lui no, vabbè. Instagram, fantastico, l'hanno sgamato perché lo adoro. C'è pure l'indirizzo di casa di sto qua, vive in questa cosa mostruosa, veramente non rende l'idea da qui, ma è enorme. Qui fai prima a dormire sulle scale che a trovare il tuo appartamento. I bambini nati all'ultimo piano, ora che scendono, c'hanno la barba. Se volete vedere gli interni, eccovi accontentati, questo è un appartamento tipo di quel complesso, e per pochi euro potete avere il piacere e l'onore di andare a vivere di fianco al truffatore, perché infatti uno degli appartamenti è su booking.com. Bando alle ciance, qui ci serve un'idea per farlo cliccare su quel link, dobbiamo farlo cliccare. Ma quindi perché ha detto che ha cliccato sul link? I soldi, giusto? Bene, allora ho capito che c'era una cosa che sotto. Aprirà di sicuro. Oppure ha detto tanto per... l'uso delle cose. Giusto! Scusate il momento da Dora l'esploratrice, un po' cringe in effetti. Beh, comunque, se stavate pensando a una foto di Miriam, speriamo, certo. Nuda, non avete dire, sbagliato, il fatto è che non dispongo di tale foto. Quindi? Per cui ci dobbiamo accontentare di un finto errore nel bonifico e... ecco fatto, l'ho inviato. No, vabbè! Letteralmente 30 secondi dopo... Anzi, è proprio idiota, colui che non ha capito che erano immagini prese da internet. L'ha trovato, signori, l'ha trovato. Ecco dove vive il nostro truffatore. Eh sì, vive come sospettavamo in Africa, più precisamente nella città di Lagos in Nigeria. A posto. Che è molto famosa per le truffe, infatti ne sono stati arrestati alcuni l'anno scorso e lui speriamo che sia il prossimo. Qualche minuto dopo mi chiama. Mai fidarsi dell'Africa, mai fidarsi. Hello. Hi. Have you seen the error? Yes. I will advise you type in the information correctly.
Yeah, okay. I tried many times. I tried like at least 4 times. It keeps saying that, like, I tried to make error a small protocol. Yeah, I tried to make a smaller one to one of my friends, and it went through. No errors, no mistakes whatsoever. So did you type in the iPad number correctly? Yeah. I'm pretty sure I just copied and pasted from your email. I guess you have to type it. That copy of Okay, I'll try to do that, but I'll let you know, okay? Perché fare questa tecnica? The easiest way you can do this, you can do it through Bitcoin. Ecco, sarebbe molto più semplice il Bitcoin. I don't know how to do it. I'm not really maledetto. You have to go to a place where the... Stiamo guardando un po' di video su come trollare i truffatori, visto che... Sabato mi era arrivato un messaggio su Telegram di una sottospecie di truffa. Quindi ho detto, ma perché non guardare questi video di ASICS? Giustamente. I have no idea where that insomma, is. We don't have them here. So you try and see if you can transfer the funds, okay? Yeah, I'll try again. I'll let you know, okay? Okay. Bye. Okay, then. Come la va comunque? Ora ci serve la ricevuta del bonifico. Abbiamo due possibilità. O glielo invio veramente il bonifico di 900 euro, non oppure credo. Lo faccio come ho fatto la carta d'identità. Conviene fare via il montaggio un altro cinematico. Photoshop. Banca ASICS. No, vabbè. Se questo ci cade in questa cosa, se ci crede, è proprio un idiota. Il truffatore che si fa trollare da un tizio qualunque. No, vabbè, ce l'abbiamo fatta, signori. Una tecnica semplice ed efficace. Adesso non ditemi che questo non è un capolavoro. Guardate la finezza del dettaglio, guardate la pennellata decisa, ma soprattutto guardate l'incoerenza fra le varie valute, perché il bonifico parte in dollari, finisce in euro e torna in dollari. Questa commissione è arte. Di un euro. Dopo un paio di giorni dall'invio della ricevuta del bonifico, ho ricevuto questa chiamata. Non so chi è più scemo, chi si fa truffare. Hello? O chi viene truffato in questo modo? I'm alright, what about you? Yeah, because I was away, you know. Solite scuse. Don't you go on holiday? We just wanted to confirm, your payment you sent, we have not received it, so we wanted to confirm, like, when exactly do you think it will reflect in the Tokyo account? Did you see that? Ok, signor Farek. Money you send will reflect in the Toki account. How would I know? It should be mi raccomando, already arrived, spammate questa live. From dai, che siamo in pochi, yeah. Chat. Okay, we are still waiting. We have not received it as soon as we're... Yeah, you might want to check on your account. Like, can you log in right now in at the Turkish bank? I can hold on no, the line. No, we can't do that. We have to. Ah, we have deve to fare il nostro addetto alla verifica. Ovviamente. Oh, okay. Can you give me? The bank has. Okay. So we have contacted them. They have not received it. So we are waiting. As soon as they get back to us, we will talk. Okay. Well, it's easier if you get like if you give me his number, so I can short things out with him. You're not in position to communicate with him. Non sei nella posizione, ovviamente. Non puoi chiamare un tizio che lavora per la banca. Mi sembra più che giusto. So what do you mean by I'm not in position? Position is a verification team officer, so it's to report to the bank, not to the client. Ho capito cosa intende. It's easier if I do that. Però, don't you think so? Credo che anche col cliente, perché non potrebbe parlare col cliente? Visto che è il cliente che dà i soldi. Oh, okay, I got that. But like, I called the bank, the Turkey bank, and like, I told them that Bill Gates was giving me money,
and they said they have to check prendendo things provvedimenti out sul conto and they will no vabbè they will do something to the bank account of the verification officer. Genio. No, that has nothing to do. And they told me capito. Cioè la banca della Turchia è solo cioè il tizio che fa la tramite, non ho capito. Yeah, well, I know. Sta aiutando in tutti i modi possibili e immaginabili. Pardon? You're making things difficult for yourself. You don't need to start calling Talkie Bank because they don't have any details about your transaction with the Reserve Bank of India. Okay, well, la banca dell'India. Well, okay, they have the track of my payment to the verification officer. No. What? They are only trying to get your payment. They will send it to the Reserve Bank of India. So they don't have anything that has to do with your donation funds. Well, they see sure the payment because stanno girando la storia in tanti modi. Money to a bank, they check with the sender bank, and they know the payment is going through. So I called them just to let them know what's up, and they have like they said they're gonna check this thing out, and that might be why you haven't received it yet. Sta trovando un metodo. That would be the problem. But the payment is going, like I sent it, and that's the Icon Turkish Bank part right now. What I'm calling the Turkish Bank because it's your, okay? Pardon? No, I didn't get the last one. Yes, your donation funds is with the Reserve Bank of India, banca dell'India. Okay. Oh, okay, fair enough. Can I call the Reserve Bank of India then to let... Yes, you have to call. You all need to do is to call on this number. Ah, puoi chiamare il mio numero. What you have to do. Right about now, we have not received your phones. We are still waiting. As soon as we get it, we will call. Grazie, you. Non l'hai ricevuto. Do you have a website? Of course, we have everything in place. Can you tell what me the website problem? So is I can check? Problem? Pardon? Is there any issue that you're trying to verify? No, I just want to check on the website to find my payment. L'ha capito. Online account with the website, okay? For security purposes. So you're not gonna give me the website until the payment is... No. Not that. Sta capendo qualcosa. We have like 6 clients on our desk now. We are attending to. And you happen to be the sixth, so we are waiting to get everything done. Quindi hanno 5-6 persone dove devono mandare sti soldi, scelti tramite mail. Everyone, their online transfer account. reservebank.org.in. Yes, is that what? Yeah. Is that it? Send it to the email, let me check it out. Okay, I'll send you right now. Okay, yeah, thank you very much. Thank you. Wow! Deve trovarsi un altro latino, dovrei dire così. Ma dal momento che io il latino non lo conosco, andrò con una perifrasi. A sto qua gli inizia a bruciare il culo. Sì. A quanto pare non so neanche il romano. Ok, siamo sulla strada giusta quindi. Ok, continuiamo. Gli ho mandato una mail con il sito ed ho aspettato un po'. Vedevo che non mi rispondeva, quindi l'ho chiamato. Adoro queste robe, adoro. Merda. Cioè, non ho capito. Actually, I attended to some clients here, so just send you a message. Have you received my mail? Let me check here, give me a second. Yeah, you have to give me some time. I'm attending to some clients here, okay? Pardon? Could you say that again, please? You have to give me some time. I'm attending to some clients here, okay? Oh, okay. No worries. Okay. Yeah. Bye. Yeah. Bye. give me some time. Questa è la mail che mi ha mandato. Devi evitare di chiamare la banca in Turchia perché non sanno nulla della donazione di Bill Gates. Beh, che c'è da commentare, ma già ridere così. La chiamata non gli è proprio piaciuta, non gli è andata giù.
Beh, come insegna il dottor House, uno tipo al primo anal, bisogna spingere finché non fa male. Ah, secondo me roba. Felix è molto più di un semplice complice, secondo me è un suo parente. Era passato un po' di tempo senza più scambio di mail o chiamate quando ho ricevuto questa chiamata. Hey. Hello? Hello, Mr. Dino. Hello, hi, how are you? Yeah, I'm okay. I just called to confirm. Up to guarda now, caso. We have, to thank you for the payment. Like, I just received it. That was amazing. Thank you. I sent you an email. Have you read that? I got a payment from the Reserve Bank of India. Like, no, non mi dire che lui ha detto midnight, che ha ricevuto i soldi. Like, and it was the full amount. Thank you. I want to thank you for your help. Okay, I'll check the email. Cioè, li sta perculando. Oh, incazzato. Appena saputo che sono diventato milionario, si è agitato subito. Mi ha attaccato il telefono in faccia e è andato a chiedere. Gli ho mandato questa mail. Ciao, volevo ringraziarti per il pagamento e volevo darti qualcosa come regalo. Richiamami. Pochi minuti dopo mi richiama. Finalmente. Hello? Genio. Hi. Hello, Mr. Dino. Can you hear me? Yeah, I can hear you. Can you hear me now? Yeah, I can hear you now. Hello. We never sent you any payment, so I don't know what payment you... And okay. They sent me the payment, I think. What payment did they send to you? It is like $500, I think. I don't understand. We never a posto. It's from cifra, the Reserve Bank of frega. India. No. Non credo che nemmeno loro se lo ricordano. So is that a wrong payment? Do I have to send it back? We send... What? The money you sent to the Turkey Bank, have they debited you? Lui non sa nemmeno di che si sta parlando. Could you please say that again? I don't get that. Have you been debited? Oh, yeah, absolutely. Yeah. Okay, but they have not received it yet in the Turkey Bank. Well, I called the Reserve Bank of India no, and they have been really, really helpful. Do you know who I called ma next? Un like, do you know Mohammed Adamu? Do you know him? What happened? Is he... Do you know him or no? Because, like, otherwise... I don't get exactly what you're talking about. I called, he's like the chief police officer of Nigeria, Lagos. And I know you're from Lagos, dude. No. Yeah, you are. No. I know who you are and where you live, dude. And I called him and let you know, pardon? You're not Indian, come on. You don't even have the accent. Please, when you're serious what you're saying, please kindly send us a mail, okay? Dude, you will have the... Ah, come on. Ho provato. E a richiamarlo? Non risponde più ormai. Si è cagato. Perché sai di essere ma sgamato. Niente. E allora gli ho mandato questa mail. Ehi, ciao. Come ti ho già detto, so che sei un truffatore. Ti vorrei fare un paio di appunti, però. Primo, Bill Gates è troppo famoso per usarlo in queste truffe. Ecco. Secondo, se vuoi far finta di essere indiano, dovresti almeno fingere l'accento. Dico, almeno provaci. Se vuoi allenarti, prendi ispirazione da Apu dei Simpson. È un buon punto di partenza. Terzo, Bitcoin. Davvero? Ah, qua dimenticavo, la polizia nella tua città, Lagos, ha ricevuto tutti i mail... Ho Madonna, voglio fare la stessissima cosa, io perché il problema mio è l'inglese, però. Il problema mio è l'inglese. A breve pubblicherò l'avvertimento. Sarà un video di un'ora, tipo un film, e ovviamente sarà in 4K. Ci vediamo alla prossima. Vado a montarmi la testa nel frattempo perché sono diventato una star, ho un film tutto mio, sapete com'è. Stupendo. E ci vediamo alla prossima. Lui è un genio. Asics ha capito tutto della vita. Voglio fare anche io la stessissima cosa. Il problema è, diciamo, allora, prima di tutto è l'inglese. Seconda cosa è riuscire a non farci truffare allo stesso tempo. Quindi,
Se avete delle idee o di messaggi da mandare al tizio truffatore che mi aveva mandato i messaggi a me all'inizio, possiamo fare una breve cosa, anche se io non ho come lui, diciamo, non sono esperto come lui in queste cose, quindi non posso rintracciarlo in qualche modo, cercare di trovare l'indirizzo IP e quant'altro. Però sarebbe bello cioè trollare il truffatore. Ma andiamo avanti, non è finito qui. Dai, Comunque, venta queste robe. traccia il tuo ordine Sì, Amazon, e abbiamo ottieni capito. assistenza in un... In poche parole, quel che è successo è più o meno la stessa cosa, solo che questa volta i soldi sono 16 milioni. Con un'altra banca, però, credo. What was your Un'altra name? I'm truffa, sorry, quindi. I forgot. Dr. Raymond is Dr. Raymond. Oh, Raymond, ok, nice to Un'altra meet you, dude. truffa. Quello che avete appena sentito è il presidente della Hang Seng Bank di Hong Kong e stava per aiutarmi a trasferire 16 milioni di dollari su un conto offshore, di cui una parte avrei potuto tenere io, l'altra avrei dovuto investirla secondo le sue indicazioni. La se oh, Ma è più o facciamo... meno la stessa cosa che è successo a me. Che invece di essere di Hong Kong era tipo di un altro posto e mi aveva chiesto anche lui di fare 50 e 50. Un passo indietro di qualche giorno per capire come sono arrivato Non a so se ve lo questo ricordate il punto. Se ti piace messaggio. ASICS, adorerai ASICS Live. Oggi, 3 settembre 2020, Ah, alle quindi non è 2:51 del vecchissimo sto mattino, video. mi ha scritto il vicepresidente della Hang Seng Bank di Hong Kong, un certo Raymond Chen. Cioè, voi non avete idea di quanto sia difficile anche solo avere un appuntamento in banca. Figuratevi che vicepresidente vi chiami. A me Certo, sembra più o meno ci chiamano ok, tutti i ho giorni. solo un'obiezione. Raymond Chen non Poi, è caso strano, quando esattamente il mandano la truffa in vicepresidente, ma è il italiano, poi presidente rispondono della in Hang Seng Bank. inglese, La vicepresidente ma e che anche ironico. amministratrice delegata è Luisa Cheng. Ma porca puttana, ma è mai possibile che questi truffatori non sappiano leggere? Non è difficile, basta andare su Wikipedia, sta scritto lì. Visto Trovano che il tuo vai a nome e poi lo cercarti i scrivono, nomi, leggi giustamente. anche i ruoli, Non hanno non ti tempo di costa nulla, leggere, di sono due righe indagare. sotto. Non ci sono più i truffatori di una volta, vero Gennaro? Sono vicepresidente della Hang Seng Bank. Ok. Ho una questione importante da discutere con te. La Diffusa mia mail stessa, è più o meno Raymond Chen simile. 78. Anche qui, è mai possibile che un presidente di una banca non abbia una mail con un dominio della banca? Magari la sua mail Chi lo sa, può personale? essere che ha una seconda Ok, mail. diamogliela O buona. Ma è no? 78? O Semplicemente esiste una truffa. Wikipedia? Se proprio dovete truffare, ahimè, fatelo bene. Quando ha registrato la mail? No, un cazzo, ho controllato, è disponibile. Questi sono. Andare avanti. Una persona con un po' di sale in zucca si fermerebbe e sceglierebbe un modo migliore per impiegare questa roba qui. Voi. Ah, intanto guardate che bella foto di lui mi ha mandato. Tutta la sua famiglia è stata uccisa. Dov'è? È tipo Narcos, ma questa non è ancora la parte migliore, Cioè, aspettate. sembra la copia del mio Lui messaggio, non solo che può hanno fingersi suo cambiato parente i perché la posti, legge hanno di cambiato Hong le Kong glielo banche. vieta. Ma sapete chi può? Preciso. Ci manca solo. Ebbene sì, io Che ne so, posso. che ci manca E solo? Che sapete hanno perché scelto posso? giusto te? Perché io e il Perché tipo sapevano che è che era tuo morto parente? abbiamo lo stesso cognome, cioè Ecco. truffatore. Perché io mi chiamo Perfetto Seyun, allora. truffatore. È Perfetto. davvero su un altro livello questo. Comunque, per avere i soldi devo Cioè, mandare le ma mie che cazzo informazioni. fanno questi quando mandano i messaggi truffa? Fanno copia e incolla? O si fanno migliaia di versioni, fanno copia e incolla poi? E poi se cadi nella truffa, bene, se no, ciao e arrivederci. Come funziona? Gli rispondo: ehi Fung, lo so che potrebbe suonare un po' razzista, ma la foto che mi hai mandato è troppo gialla. Dovresti fare un po' di color correction. Comunque, ecco le mie informazioni. Nome: sei un cattivo truffatore. Notato niente? Ho Se cambiato siete il le palline cognome. di Vediamo una. se posso ritirare i soldi anche ora che ho un cognome diverso dal morto. Lavoro annusatore di ascelle per compagnie di deodoranti. E sì, nel caso Lo me lo so che è un stiate lavoro chiedendo, vero. è un lavoro vero. Che E per finire, schifo. il mio cellulare. Tanto non sa nemmeno Anzi, come si mi chiamasse la saluta prossima con: volta. caro signor, sei un cattivo truffatore. Ti confermo di aver ricevuto la tua email. Ho provato a chiamarti, ma non ci sono riuscito. E qui mi
Ha ragione. Ho visto la chiamata, ma non sono riuscito. Non riuscivo. Ah. Però voglio dire, sta truffando, quindi non è che dobbiamo dargli tutta sta priorità. Ah. Poi continua con: per ricevere 16 milioni di dollari, okay, devi aprire un conto offshore in una banca del Regno Unito. Fin qui, ah, ok, ma sentite ora che bastardo. Guardate queste percentuali: il 50% a lui e il 45% a me. Cioè, stai truffando, non sono soldi reali, perché devi fare il tirchio? Perché? Non capisco. Poi vabbè, avvocato, bla bla. Vabbè, andiamo avanti. Bla, tutto sicuro, bla, stai tranquillo, bla bla bla. Poi mi manda una foto di lui con la sua famiglia. Ma perché? Dove di lui non vi è traccia. Infatti, se mettiamo a confronto la foto del documento che mi aveva inviato prima con questa, io non lo vedo. Ho ringiovanito. Non lo so, magari è un problema mio, ma secondo me ha preso una foto a cazzo, ha scritto, ecco, famiglia su Google Immagini e mi ha mandato quella. Però boh, può anche essere, Subito dopo mi manda questa email Google, e mi dice che non giapponese. Gli ho mandato la mia carta d'identità e mi fa: questi sono i prossimi passi. Primo, io pagherò l'avvocato che vuole 350.000 dollari. Perché? Al momento non li ho, ne ho solo 180.000 da dargli come acconto. Una bugia, perché le sue quote in partecipazione in varie società hanno un valore di 1,5 milioni di dollari. Minchia. Terzo, sarai Minchia. Tu. Si sta riferendo a me qui, probabilmente, okay, che dovrai occuparti di appunto nel Regno Unito. Ti costerà dei soldi, approssimativamente dalle 199 alle 95. Quello che poi il costo te lo rimborserò con i 16 milioni. Quarto, sì, devi credo, firmare l'accordo che il mio avvocato preparerà. Mandami un numero di fax dove ti posso mandare il contratto. Ciao, Kung Fu. Scusa, hai ragione, ho dimenticato la carta d'identità. Ma te la manderò dopo perché ora sono al lavoro ad annusare ascelle. Ecco il mio numero di fax. Non avete idea di quanto sia stato difficile preparare questo numero di fax. Ma non è stato nulla se confrontato al capire che cazzo fosse un fax. Ma chi cazzo li usa? Non c'è un fax, nel 2020 allora, i fax. Non è vissuto, vabbè, comunque l'ho settato l'era un po' alla giusta. Cazzo. Sei troppo giovane. Infatti mi risponde così: caro signor, sei un cattivo truffatore, il fax non ha funzionato. Ma dai, ho pensato di inviarti il contratto come allegato a questa email. Mamma mia, chissà che sforzo che ti c'è voluto per arrivare a questa idea geniale. Forse in Giappone sono ancora rimasti indietro. Per favore, leggi attentamente il contratto e firmalo, così poi ti manderò le istruzioni per aprire un conto corrente nel Regno Unito. Guardate qui che roba, è un contratto di 3 pagine. Sapete una cosa? Io sono già contento così, perché per scrivere questa cosa qui un bel po' di tempo l'ha impiegato sicuramente. E più tempo certo, spende con me, meno lo passa online, a fare altra gente. È già una vittoria questa. Non ha fatto niente. Beh, che stiamo aspettando? Chiamiamo il signor Raymond Chen. Hello? Hello? Hello, hi. You told me to call you. Genio. You sent me an email. Veramente, io voglio conoscerlo sto ASICS. Yeah. Voglio right, conoscerlo. Say that again for me, please. Who am I speaking with, please? E questo, signori e signore della corte, non è un accento cinese. Ah, era cinese, questo non era giapponese. È un accento cinese. What Hong you Kong do è vero, right now? È quello che abbiamo appena sentito, invece, okay, è molto simile a questo. So we have contacted them. I am Mr. Seyun. Oh, I thought it's called me. It's been long. Oh yeah, I'm sorry, because like... Have you read something to you? Huh? Pardon? Have you responded to the email I sent? Have you responded to the email I sent? No, I have not. I hadn't got like a chance to get on my computer. Stavamo usando le ascelle. Since, like, 2 days stava ago. Lavorando il nostro amico. Okay. Un lavoro molto dignitoso, direi. So I would know what to tell you about the email. I just wanted to know what how I got selected to like to this money, if you can, how you right? Got selected is just your last name. Ah. Ovviamente. You have the same last name with my late client. Ma poi dico i rocacchi l'hanno trovato le mail di sto tizio. Hanno stalkerato tutti i social, tutti i dati possibili e immaginabili. O hanno quella cosa che abbiamo visto l'altra volta che su Telegram giravano le informazioni delle persone. Può essere anche quello.
which we're going to transfer the money to. Then from there, we can, because it will not raise eyebrow when you open his account in England. Oh, that makes sense, yeah. Okay. So what's your name? I'm sorry, I forgot. I'm Dr. Raymond. It's Dr. Raymond. Oh, Raymond. Okay, nice to meet you, dude. Yeah. I'm sorry, I just called you because I saw your email said call me back. Where are you? Like, are you in Hong Kong right now? Yes, yes. Okay, sì. So what time is it? Is this a good time for me ne to call? Siamo sicuri? It's very late, so. Oh. But I'm in my study room, yeah. And you know, now we work from home a little bit. Ah, ovviamente, c'è il COVID, si lavora da casa, giustamente. It's very late. Oh, what time is it? Sorry. Mo si inventa un orario. Mm? Mo cerca su internet che ore sono in Giappone. Oh, dude, I'm so sorry. Sto rovando, did I wake quindi... you up? No, ah, va bene, tranquillo. Oh, okay. Sorry, I'll let you read then. I'll reply to the email then. Yeah, I'll sleep in the next 1 hour. So if you can reply to my email now, then I can attend to you immediately. Okay, that's great. Take care, man. Try your best and give me your. Try and drop your number. Which country are you now? I am in UK, in the UK. Okay, try and drop your number. Try and drop your number. So do you mean like send? Do I need to send you my number? Your mobile number on the email so I can talk sì, to ma you. Oh, yeah, I'll do that. I'll definitely do that. Ma l'ha già mandato, che io sappia. Take care, mate. It's been a pleasure to talk to you. Bye-bye. Avete sentito alla fine? Magari è un'impressione mia, ma secondo me il bye, quello allungato, l'ha detto con amore. Secondo me io sto simpatico. Beh, faccio possibile. Come si fa di solito. Abbastanza possibile. Leggere, via. Ebbene sì, ragazze. Se state cercando un bad boy, faccio il caso vostro. Pensate che una volta stavo giocando alla Wii, mia mamma è uscita per fare la spesa ed io ho tolto il cordino di sicurezza dal telefono. Wow. E non è finita lì. Una volta ho attraversato la strada che era quasi arancione. Sì, sono un drogato di adrenalina, un amante del rischio. Ok, lo giuro, ho finito con sempre. Le cagate. Cosa sempre. Dovevamo fare? Ah sì, rispondere alla sua mail. Mi chiedeva di firmare il contratto. Come facciamo? Ci sono due modi per farlo. Con o senza montaggio cinematico. Ma vabbè, che ve lo dico a fare, grazie. Lo sapete già. Oh, è malapena. Taxi 2. Iris, what's happening? Taxi 2. Yes! Tippiamo, va. Ti ho appena chiamato, è stato bello parlare con te. È una bella voce. Molto bella. Ecco il mio numero, ti ho legato anche il contratto firmato. Bella per voce, amore, no, è stupendo. Ho dimenticato l'allegato, baci baci. Mi risponde con: caro signor, sei un cattivo truffatore. Ho fatto alcune ricerche ed ho selezionato la Bank of England nel Regno Unito perché è affiliata con la mia banca ad Hong Kong. Tu devi aprire il conto là e mandarmi i dettagli del conto così che io possa rilasciare i fondi. E poi mi lascia tutti i contatti della banca. E a dover dare i crediti che gli spettano. Diamo a Cesare ciò che è di Cesare, diamo a Raymond Chen ciò che è di Raymond Chen. Sono stati coerenti con i prefissi telefonici. Più 44 per l'Inghilterra e prima più 852 per Hong Kong. Non torna il cognome del morto, che è il punto focale attorno al quale si svolge tutta questa vicenda. Ma ehi, che cosa volete? Mica può essere tutto perfetto, vero? E sotto mi dà anche, pensate che efficienza, mi dà anche la mail da inviare alla banca in Inghilterra. Ah, sono tutto pronto. Tutti i puntini. Ho ricevuto il suo contatto da un tutto caro amico pronto. E intendo aprire un conto offshore. Tutto in italiano poi, non lo so se ha tradotto lui posso poi il messaggio. In maiuscolo, grandi somme di denaro senza bandiere rosse, niente comunisti qua. Ah, per chi non lo sapesse, la Bank of England non è una banca normale. Non vi potete aprire un conto alla Bank of England. Lo dicono pure sul loro sito. È come se voi voleste aprirvi un conto alla Banca d'Italia. Non è possibile. Questa è la sede della Banca d'Italia. Se mi capita di andare... La truffa di prima e la truffa di adesso. Tutte queste banche dove non si possono aprire i conti. C'è...
Beh, ora no, ora sta tagliando. In maniera, ma magari in futuro perfetto, non vi fate entrare dalla porta principale, è perfetto, questa, perché visto che non puoi aprire i conti. Noi siamo plebei, figuratevi se ci fanno entrare da qua. Però sul grandi lato però c'è il museo della Bank of England e lì vi fanno entrare, e in teoria anche gratis, se non ricordo esattamente. Quindi. E se vi capita, andateci perché davvero è fighissimo. Ok, lo so, un museo fighissimo, fidatevi. Vi fanno provare a sollevare un lingotto d'oro. Bello. E mettete caso che la guardia è distratta, tornate a casa con un souvenir da 50.000 euro. Seguitemi per altri consigli finanziari. Bene, ho finito il turno come guida turistica, ora chiamiamo la Bank of England. Proviamo a sentire sto cagacazze. Genio. Hello, hi. Hello, Bank of England. I just got your number from the Bank of Hong Kong, I think. I'm not really sure though. They just sent they sent me an email, and I just like I wanted to know how to open an account with you. Okay. You have to send out an email. Quindi l'email con la che ha già scritto il tizio, il truffatore. The account number you're supposed to make payments to. As soon as you fill out the form, you make payments, then your account will be open. Quindi tutte le informazioni. Scarica l'app di Amazon, fai acquisti ovunque. Traccia il tuo ordine e ottieni assistenza. Sti cazzo. Oh, okay. So what will the cost be of like an account there? Depends. We have various types. We have personal accounts, we have corporate, we have different types of accounts. Depend on the one you want to open. If it's personal accounts you want to open, is quindi hanno diversi account. If it's an option account. If it's a normal account, it's about 1,000 something. Okay. 1,000. Cioè 1,000 per normale. Do you offer like cards, like però, credit cards? Non costa poco. Something like that. Yeah, uno normale. Poi si prendere quelli, diciamo, business, quelli plus. Okay, do you also offer concierge? Like, do you know what that is? What? Concierge, like when I need something, I just call you and you give me whatever I ask. Yeah, you can. You can authorize, like, yes, that one is when you open, when, the thing is, when you open the account, then you, we can call, and all options can be given to you. Oh, great. You can authorize, quindi, prima l'account, tu ti danno le info per mandare il pagamento. There's nothing we can in teoria. Yeah, sure, I understand that, yeah. Ma mi sa che il tizio non ha capito che so what's your name? Cosa. What is your name? Williams, Mr. Williams. Oh, nice to meet you, dude. Oh, is this a good time for me to call? Is it too late? I'm not sure. No, it's 12 o'clock in the morning, like 12. Oh, okay, so it is actually a good time to call, right? If I need anything else, I can call you at this time. Yes. Is it good? Yes. Okay. Yeah, it's good, and you can still call in 6 hours. Che bello trollare i tizi che ti trollano. I can call. Sorry, can you say that again for me? Come non farsi truffare? I still have 6 hours in the office. Oh, you have 6 hours in the office. Okay, but like in the mail that Mr. Kung Fu sent me, it says like 24 hours, Monday to Friday. Oh, Anto. Sei arrivata finalmente, dov'eri, dov'eri? È la live più molente che io abbia mai fatto. In poche parole stiamo guardando il video di ASICS, dove gli è arrivata un'email che un suo parente è morto. Cosa sto facendo? Stiamo guardando un video, lo stavo spiegando, di ASICS, dove gli è arrivata un'email che un suo parente era morto e quindi aveva... doveva ricevere 16 milioni di... o 16 mila euro, adesso, sì, 16 milioni, e il truffatore le ha detto, guarda, io sono della banca di Hong Kong, devi chiamare la banca dell'Inghilterra, che per realtà, diciamo, per aprire... stava cercando di aprire un conto, e quindi stava avendo tutte le informazioni per aprire il conto, perché ci sono due vari tipi di conti,
C'è quello normale che costa 1000 sterline e gli altri che credo costano 4000, adesso non mi ricordo. E dopo questo, diciamo, aprendo questo conto può ricevere i soldi, se non erro, per mandare alla banca di Hong Kong. Adesso non ho capito precisamente perché devono fare tutti sti giri di banche. Yes, the line is open 24 Ma hours, but continuiamo la outside, maybe you chiamata. speak to secretary or you speak to Perché someone. adesso Oh, to arriva someone else, il bello. yeah, okay, gotcha. Yeah. So I'm not dealing with you directly, but I'm dealing with the bank, right? Yes. Ok, Cioè, non ho ok, capito, per ricevere i soldi da ok. una banca And deve esserci do un'altra you banca mind di me asking mezzo. where Non ho this mai bank is capito sta located roba if I dei need to come truffatori. there and like sign Forse documents, lo right? fanno per in modo che, diciamo, non London, vengano ok. scoperti che è una truffa. But like, do I need Non so. to come there? Like, Per non you don't need to risalire come. al Oh tizio. no, are you sure? Because I can come, I can take a plane and come Usano there, delle it's tecniche no problem. particolari. Però If you want to come, you can non come, but I vedono said precisamente le if you want banche, to non open notano an account, bene le there's the banche. options. Perché vanno sempre a How prendere le can we banche, devono do pure aprire everything un online then? conto. Oppure se lo devi aprire devi pagare Yes, you somme can do online alte. if you want to come, you can come. It's open for you. Okay, thank you very much. So I'll send you an email with Ah, ok, what do le you dico le need informazioni dove exactly c'è la carta to di open an identità account? fake e il link dove se clicchi ti Just sgamano l'indirizzo send an IP. email request Al that you tizio di called prima è and you want funzionato. to open an Poi bisogna account vedere a with your questo. name E se non erro, a questo non and ha they will send you funzionato. this form. There's your name Perché and aveva that you timore want di to aprire open il an account link. and we'll send you the details. Ok, Okay. great. Yeah. That's Where are you great. calling from, sir? Say that again for Where are you me. calling from? Where am I Where are you calling calling from? from? I'm calling from Italy right now. Anzi, guardate bene Italy. Yeah. questo It's video showing che può plus essere one di on our spunto per certificate. rispondere al tizio che mi ha mandato il messaggio truffa su Telegram. It's showing plus one. That's Oh my, Possiamo creare un yeah, grande 'cause like I content. live in the US also. So I have a US phone number. Is that a problem? I can call you from my Italian number. I don't have any issues with No, that. no, non è un problema. But Ma can ovvio you che non è un make, problema, if you want to tanto. make Paga payment, chi chiama, I have to pay. giustamente. Can you make it from Italy, Italy or from Fratelli America? d'Italia. I don't Sempre know, because cassetto. I travel a lot, so I don't know where I'll be in like few months, few weeks. I might be in Italy, I No, might be because in the if we give US. you Però per fare queste cose if we comunque devi give essere you the esperto account in details, you're informatica, supposed se no to non si riesce all account facilmente a every fare day. tutte We have queste different various tecniche, account every questi day for this raggiri. purpose. So if we give E you di the essere account bravo for your anche nel account opening Photoshoppare le robe. payment, it has to be less than 24 Vabbè, hours. bravo, oddio. Il You tizio di have to be prima what, ci ha pardon? creduto al bonifico You, fake. if we give you the account for you Yeah? to make payment, it has to be 24 hours. I don't get you. I need to be 24 hours in one country. No, if we give you the details Sì, on the sul account you make pagamento. payments to, for us to open your account, Ok, ti danno, yes, devi it has to fare il be 24 pagamento. hours for you to make payment. Ah, devi Oh, I aspettare need to 24 ore wait per essere accettato. 24 No, hours. see, No. if, no, Ti spieghi if you bene. send us an email request Ok. that you want to open this account, Ok, it yeah. will only take, yes, we will only give you 24 hours for you to make payment, Ah, quindi lo deve 24 fare hours. entro 24 ore No, il I need to make the pagamento. payment Ovvio, in se no 24 succede come hours, prima che aspettano mesi, ok? giorni e giorni. Beh, So can we wait for that? Cause intelligente like questa roba. I need to get a plane, you know, I need to travel like in a few days. So can we delay that thing or È is that too much? intelligente. You can make the payment anywhere, and when you travel, then we can you can call again, we talk. Okay, yeah, sure. We can do that, Ma no questa volta lo problem. farà So veramente what, o farà il how will I solito make, troll? how do I make the payment? Do I have to Cosa make the farà mai il payment? nostro How do amico I make, have to Ace? make the payment? You make the payment through a bank transfer. We'll send you a bank transfer for our stockbrokers, and you make the payment Bank to them. transfer, okay, to the Bank of England. Yeah. Okay, that's great. Thank you for your help. Take care, bye. Ok, quindi è l'ora del pagamento.
prima cosa, questo è il peggior banchiere che io abbia mai conosciuto. Se mi devi vendere un conto corrente, mi devi invogliare con le carte, con il cashback, vabbè, quelle robe lì, lasciamo stare. Lui non sapeva neanche di che cosa stava parlando. Sembrava quasi, per assurdo, che volesse solo le mie 1000 sterline per l'apertura del conto. È strano. Avete notato? Gli ho fatto la domanda sull'ora e ha risposto subito. Il che significa che con buona probabilità si trova proprio in Inghilterra. Mentre beh, il tipo Hong Kong, la banca in Inghilterra, che ci ha messo un minuto buono a darmi la risposta, lui anche... è sicuramente SAS. Ma queste sì, per ora sono però solo ha chiamato al numero che ha mandato il tizio. Altra per cosa, mail, quindi l'ha fatto passare non come se fosse se è un indifferente, complice o meno. Ma in realtà la prima risposta che ha dato, onestamente, quando gli ho chiesto se dovesse andare là alla Bank of England, è stato un no molto deciso. Poi ha fatto finta di niente. Come mai? Forse perché lui non lavora là? Ecco, questo è ciò che penserebbe una persona con un bidone dell'immondizia al posto del cuore. Io invece voglio credergli. Ed è per questo che sono andato in ufficio da lui. Ma questa, come ormai avrete intuito, è un'altra storia. Alla prossima. E lo guarderemo subito, perché noi vogliamo completare questa storia. Visto che alla fine ho pubblicato un video prima che l'anno finisse, vi prometto che metto nei buoni propositi dell'anno prossimo, vabbè, sì, di fare sì, almeno... ci date una Buffon. Ma andiamo avanti. Bitcoin alle stelle. Abbiamo saputo poco fa che Tesla ha comprato 1,5 miliardi di dollari di cripto. Ma è un caso strano che mi appare una pubblicità su Bitcoin. Caso strano. È passato un po' di tempo, quindi siete scusati se non vi ricordate come ci eravamo lasciati l'ultima volta. Facciamo velocemente un recap. Ecco voi il signor cattivo truffatore. Ovviamente cattivo truffatore è il cognome. Viva Hong Kong, è una persona molto molto felice, ma soprattutto molto molto ricca. Soldi. Ha un solo piccolo problema. È morto. Non ha parenti e quindi i suoi soldi sono fermi. E poi in realtà non era cattivo per truffatore, il era non per molto un però, truffatore, perché il suo nome. Ex banchiere vuole prenderli per sé. Truffatore. No, aspetta, l'ho disegnato male. Ok, ora è più realistico. A quanto pare è un banchiere di Hong Kong, sì, ma con origini genovesi. Sì, perché questo infamone mi ha proposto di aiutarlo a rubare i soldi del signor cattivo truffatore. Però mi ha offerto solo il 45%. Questa cosa non mi è andata giù dal primo momento, devo essere onesto. Perché devi fare il tirchio con soldi che e non esistono? Perché? È una cosa che no, non mi va giù, no? Non riesco a capacitarmi di questa cosa. Perché devi essere tirchio con soldi che comunque non ci sono? Tornando a noi, lui non può prelevare questi soldi. Ma io posso, perché mi posso fingere un suo parente. Sapete perché? Ok. Perché io mi chiamo Sei un cattivo truffatore. Ok, Essex, la faccenda mi pare piuttosto chiara. C'è questa somma, te la fai addebitare sul tuo conto in banca, ti tieni il 45% e il resto lo giri al tipo di Hong Kong, giusto? Perché no, l'hai fatto il perché tipo? Il deposito sul mio conto desterebbe troppi sospetti. Da quanto dice lui. Meglio aprire un conto in Inghilterra. Ora ho capito dove, perché devo usare un'altra banca dove d'intermezzo. Dove posso aprire un conto in Inghilterra? Ora ho capito. Esatto! È un po' cringe. Comunque, se avete risposto nell'unica banca dove non si può aprire un conto, beh, avete indovinato. E infatti lui mi propone di aprire un conto alla Bank of England. Ed ecco che entra in gioco anche il quarto personaggio di questa storia. Il banchiere della Bank of England, ovviamente. Il quale vuole farmi Williams, pagare a tutti i costi circa 3.000 euro per aprire il conto da loro. Bene, ora che ci siamo rimessi al passo con la storia, possiamo proseguire. Se ti piace Essex, adorerai Essex Live. Nella scorsa puntata, l'ultima chiamata che abbiamo fatto è stata alla Bank of England, dove ci è stato detto che prima di chiamare dovevamo mandare una mail. Va bene, copiamo e incolliamo il messaggio ma che ci ha già gentilmente fornito il banchiere di Hong Kong e aggiungiamo un piccolo tocco personale. Non riesco a scriverti i miei dettagli, le mie informazioni, perché altrimenti la mail viene segnata come phishing. Quindi ho fatto uno screen e li ho caricati qui. Non sto qui a dirvi link. Che cosa fa quel link, potete immaginarlo. E invia. È passato un giorno, ne sono passati due, poi tre, quattro, e niente notizie, non ho più sentito nulla. Stavo iniziando a preoccuparmi.
magari lo hanno licenziato. Sapete com'è queste banche? Non c'è mai da fidarsi. Sono veramente senza scrupoli. Licenziano anche persone oneste come il nostro amico. Quindi mi decido e il sesto giorno lo chiamo. E con mia grande sorpresa non lo avevano licenziato. Per fortuna. Ecco qui com'è andata. È bellissimo. Hello? Che cazzo sta dicendo? Ah, I'm having trouble hearing you, mate. Oh, I think because of the TV, I think it's on. Ah, è colpa della TV. Can you please raise your voice slightly? I can't understand what you're. I just called to let you know we're still waiting for your email. Mate, I really need you to raise your voice, otherwise I won't be able to understand. Non è difficile alzare la voce. I said I just called. Okay. So probably we have to wait for your email. Non credo. Lui l'ha mandata l'email. Anyways, I've already sent you the email. Have you received it? Mi sa che era finita in phishing. In spam. No. Alright, what's your email address then? Ah, mo cambia email, se non erro. Is can I spell it for you? Say that again for me. Can I spell it for you, no? Yeah, sure, please, go ahead. Okay, it's A-C-C. Okay. U-K. Okay. No. That's not. Quindi abbiamo scoperto che già c'è un errore. A double C E S U B. No, send to the other. Send me to this one. All right then. I'll just forward it. What is the new email address again? Quindi. A double C. A-C-C. Yeah, U-K. U-K. N-A. N as in Nancy? November. November, okay. Vabbè, abbiamo capito che era quella la lettera. Yeah, N-A. E, do you mean E as in Echo? No, C. C, A-C-C-U-K. N. Then A. Oh, A, okay. And T, then number four. T and number four, yeah. Yeah, I've sent. Quindi abbiamo recuperato questo indirizzo email, finalmente. Oh, è il momento di mandare la nostra email. C'è la sua email. Oh, it just came. Fair enough. Finalmente. I'll attend to you now, yeah. Però. All right, are you reading it right away adesso, or do you want me to call back? Yes. C'è qualcosa che non farà andare avanti la cosa. Yeah, 20 minutes? Ok. Talk to you soon. Non cliccherà quel link. Now. Bene, aspettiamo che la legga. Dopo tutto sono ben 5 righe di email, piene di insidie e costrutti arcaici. Cioè, non so neanche io cosa sto dicendo, ma devo aspettare 20 minuti, quindi qualche cagata per riempire questo buco la devo dire. Ah, aspetta, mi è venuto in mente come riempire il tempo. Ricordate il banchiere di Hong Kong? Lo stesso che ci ha messo 3 minuti buoni a dirmi che ore fossero lì ad Hong Kong, dove era 3 minuti per fare un movimento del polso. Beh, non sarebbe carino scoprire dove vive realmente. In questo caso non ce l'aveva al polso, allora dobbiamo mettere giù un piano adesso. Bisogna ragionare bene, dobbiamo trovare il modo di farlo cliccare su internet. Che ore sono, e non vi nascondo che per me ragionare è un problema. Ogni volta che ci provo mi viene una fitta qui dietro sulla testa, una cosa che... Ed ecco spiegate le mie scelte di vita. Non ho mai ragionato, non ho mai usato il cervello. Ed ecco perché sono... Mi
piace come ogni 3 o 4 frasi finisco sempre a deprimere. È un talento naturale. Non tutti ce la fanno. Non è una cosa indifferente. Ricapitolando, deve chiccare lì. Che cosa può desiderare un truffatore? Cosa può solleticare l'interesse di una persona così meschina come un truffatore? Al punto da farla cliccare su un link ricevuto da uno sconosciuto. Le informazioni. State pensando a quello che penso io? Ovviamente no, pervertiti. Ma che cazzo? Ma perché? Perché va cercando mille a mie ode? Quello lo lasciamo per dopo. Un errore nell'invio della mail alla banca d'Inghilterra è più che sufficiente. Bene, fatto. Chiamiamolo subito così non avrà tempo di pensare. Genio. Sì, ma rispondi però. Ciao. Rispondi domani, mi raccomando. Hello? Hello. Hello. I'm Mr. Seyun. Have you read the email sent to? Mr. Seyun. Vabbè, meglio di prima che si chiamava Stupidino. I've sent you an email. Have you had the chance to read it? Just give me 1 minute. Yep. I'm in my study room, so I can read it. All right. Oh, okay. You contacted the bank already? Yeah, I just got off a phone call with him. Oh, that's He's nice. A really nice bloke. We got along really well. He's a good guy. Really, really helpful. Mm. But I had an issue with his email. Quindi sta dicendo che lui ha avuto un problema nel mandare le mail. The error that he can see in the mail. Pinto screen. Ecco 3 consigli degli utenti di eToro su come investire in sicurezza in un periodo di crescente volatilità. Pincher just showed up. I have no idea what's going on there. What showed up? An error. Have you read the email? I just said, you said I was talking to the bank and an error showed up. Yeah. I was replying to the bank with an email. And the error you see in the screenshot attached to your mail showed up. Just read the email and you'll understand what the issue is, really. Quindi sto trovando l'inghippo per far sì che lui clicchi su quel dannato link. Che poi da quel link si scopre l'indirizzo IP. Ah? Just tell me like a website, not a screenshot. Eccolo! Pardon? Lì deve cliccare, amico mio. Just tell me like a website. Yeah, that's the screenshot of the error I was presented with. Lì che deve cliccare. To be formal. Dai, clicchi! Non credo sia difficile. Okay. Niente? Ha paura di cliccare? Oh, sometimes it might be from an error from your computer or something. Do you think the issue is on my side or the bank's? I think it's you. I think it's from you. Oh, okay. Maybe from your system or something. Ah, è generato dal tuo sistema. So, are you still in Hong Kong at the moment? Yeah, I'm in my house. Okay. So there's no chance. There is no chance whatsoever for you to call the bank and let them know that I'm having a little bit of a pickle communicating with them through email. Ah, quindi lo sta mandando prima alla banca di Hong Kong. Quella stessa link lo manda alla banca d'Inghilterra, so che quella volta sarà per i dati. Ho capito. Mi sono finiti i crediti. Ah, vaffanculo. Wow. Da questa chiamata ho imparato 2 cose. La prima è che le chiamate verso un cellulare di Hong Kong costano più di quello che mi aspettassi. Cazzo, c'erano £50 su quel telefono. La seconda, più interessante, che il nostro amico di Hong Kong in realtà è in Inghilterra, più precisamente a Manchester, e non sta usando la VPN, quindi abbiamo la sua location più o meno precisa, perché il provider è un provider mobile. Sappiamo che il tipo di Hong Kong vive in Inghilterra, ma non sappiamo dove vive il banchiere della Bank of England, che nel frattempo
mi ha risposto con un'altra mail, dicendomi: attenzione, signor Shea, è un cattivo truffatore. Dal momento che hai richiesto di aprire un conto, bla bla bla, ti verrà chiesto di pagare per l'apertura del conto e per le spese di attivazione. Ah, è aumentato. Abbiamo vari tipi di conto disponibili. Di seguito trovi l'elenco. E non so cosa gli abbiano insegnato a lui, ma a me, quando uno dice ti do un elenco, significa che c'è più di una voce nell'elenco. Vabbè, e invece nel suo elenco c'è solo una voce che è account personale. Io l'ho detto fin dall'inizio che questo tipo qua al banchiere fa proprio schifo. Vabbè, comunque, mi chiede 2900 sterline per aprire un conto. Io letteralmente settimana scorsa, e non vi sto prendendo per il culo, ho rotto le balle alla mia banca, perché 9 euro al mese di addebiti per tenere il conto aperto mi parevano tantini. Però a questo punto inizio a ricredermi. Mi chiedono 3000 euro. Aspettate, c'è la parte migliore che deve ancora arrivare. Questi soldi per aprire un conto alla Bank of England, li devo versare alla Bank of England? Ovviamente no! Stolti che siete! Lo sanno tutti che per aprire un conto su una banca devi versare i soldi su un'altra banca, preferibilmente di un altro stato. Eh sì, perché a essere fiscali la TSB Bank, dove mi chiedono di fare il pagamento, è una banca scozzese. Vabbè, ma non dobbiamo fossilizzarci su queste cose. Torniamo alle cose importanti. Sto stronzo non ha cliccato sul link. Ovviamente. Ok, nella mail c'era questo documento in allegato, che è molto molto ufficiale, come potete vedere da questa immagine, dove c'è un tizio che conta le monetine, una tipa felice in alto e soprattutto c'è una foto dove c'è scritto bank con sotto ancora l'identificatore di Shutterstock, il sito dove si prendono le immagini gratuitamente. Ma per essere un documento vero di una banca inglese, cosa manca? Ma è ovvio, la foto della regina sorridente. Minchia, quanto è inquietante sta foto. E ragazzi, credetemi, io il documento l'ho compilato ed ho provato a inviarglielo, ma c'era qualcosa che non andava, non riusciva, c'era un errore. Allora ho fatto uno screenshot all'errore, l'ho caricato su un sito, ho fatto un redirect con una pagina PHP che si occupa anche di salvare i dati della persona che preme sul link per sicurezza, e gliel'ho inviato. Però questa volta volevo essere certo di andare a meta, cioè che cliccasse quel cazzo di link. Quindi l'ho chiamato, mi sono detto: è andata bene col tipo di Hong Kong, andrà bene anche con lui. Beh, è andata così. Vai, spero si riesca a sgamare anche questo tizio. Un giorno ASIX potrebbe collaborare con me con questa roba del truffatore. Hi, have you received the email sent you? Yes, I received the email and we sent you another email. No, I just sent you a new one. Puoi salutarlo, è morto. Check. I'm trying. Ho capito, però salutiamo l'anima. Shame and error. Oh. Vabbè. I don't know. Yeah, check that out. I'm sorry for my voice, but, like, you know, it happens when you eat grapes that are cheap. I usually go to Waitrose, but today I was in a rush and ended up in Tesco. And that happens with the grapes they have there, you know? Che ti faccio? They try and sell it tomorrow, then, I don't know. This thing has never happened to any of our clients. Ne sei sicuro? But up to like this. Can you help me fix the error? Yes, can maybe just send it tomorrow. You just attach. Okay. Are you making a payment today? I'm not, because I'm leaving shortly. Ah, sì, è vero, il pagamento che deve essere in 24 ore. Ricordiamo. E non ha cliccato, giustamente. No, poi lo scopriremo perché non ha cliccato. Voice again. Poi lo scopriremo. Perché lo manda più di una volta. Are you making the payment? Lo deve cliccare a tutti tomorrow. I costi. If you don't go through, I'll give you the fax. You can send by fax. Okay, tomorrow when you make the payment, you send, you call. Vabbè, sono fissati con questo pagamento. One more question. I have one more question for you.
Do you remember the first email you received from me? Where I sent you all my info? Do you need to know anything else? Ti ha dato tramite quel link le informazioni. You just send me only your name. No, I sent all the info you requested, but like my webmail wasn't allowing me to reply to your email with my info because it was flagging your address as phishing, which is weird because you are definitely not for me. I think maybe you're sending email to the two emails that we have. Just send only to one email. Yeah. All right. That's great, but my question is, mi sto confondendo, mille mail, banche, non si capisce una ceppa. Io non so come si, come ha fatto non andarsene nel scarica banco. Scarica l'app di Amazon, fai acquisto ovunque. Basta pubblicità però. Traccia il tuo ordine. Ma chi se ne frega? Voglio vedere la storia qui. Your name, your number and your email. So you do no, I'm pretty sure I also sent you my address along with other information. From your email? I didn't see anything like that. I think I can wait. Oh, hold in line. I'll just dai cliccare quel link maledetto. Here. Just have to reset. Just resend it. I'm trying. Oh, there it is. I found the email. I forwarded it to ya. ACCSUB4UK. Is that it? Then only to that one. Okay. Ma non è diverso l'email. Vabbè, è un altro email. Could you please check if everything is right? Anzi, meno male che riesco a parlare inglese, sennò sarebbe stato un problema. Yeah, e si poteva far truffare. Can you tell me if you see my info now? I'm low-key worried. Because every mail keeps coming back as phishing. I don't know. Sometimes it maybe because we have a lot of email comments. Maybe that is what. Oh, that might be perché the problem. Alcuni link li prende come spam e altri no. There's a link right there. Check the mail. A link to the picture? We didn't see anything. I wrote something along the lines of my webmail was flagging the email as spam, so I uploaded the picture here and Ma sembra finire in spam. Quindi non si fida there lui. There should be something starting with like show you are all done. AT. Yeah, that's the link. You just have to adesso. Copy and paste it in your browser. Non possiamo. Perché non si fidano giustamente, hanno paura di essere chiamati, Tacci vostra. I don't know why it's showing you that. La prossima volta imparate a non truffare. I'll send you the link. Just the link. Give me a sec. Mate, this is a real effing problem. Cause if every mail right here goes to spam, how the heck am I supposed to write you? Try to check now. Dai, non è così difficile. Gli altri tuffatori. I see the link. So, do you have my information now? Can you read them for me? No, I want you to type it. You can't send link to us. We don't non si fidano del link. Why? Sono una cagarella. Secondo me sono una cagarella questi. Non si fidano. So, you want me to type them? Però dice giustamente, per far sì che non vada in spam, ti mando sto link. Is there a reason for that? Yeah, non è facile quando si parla con truffatori, soprattutto un po' esperti.
Devi trovare il meccanismo giusto per fregarmi. How am I going to send you the signed document? Volevo mettere il file, però è difficile inserire il file. How? Un'altra roba. Yeah. I will send you. Will send you fax if you have the document. No, I don't have a fax machine. It's 2020, dude. Okay, let's just wait till tomorrow. The most important thing is the payment slip. I'll make the payment. That's not a problem. No, I will be able to send you the document. The document, dude. You will fill it, and I will give you alternative email tomorrow. Alternative what? Pardon? Alternative email in case. Oh, another email. Quindi c'è un'altra email ancora. That's a fine, posto. Ok. Questi cambiano email come, come le mutande praticamente. Yeah. Take care, bye. Che strano. È solo una mia impressione o sembra anche a voi che a questo tipo interessi solo che io faccia il pagamento? Sì. E proprio niente dei è documenti compilati. Ci sarà un po' più da sudare Beppe. Per ottenere informazioni da questo, questo tipo. Questo è un content. Un po' più furbo. Però... Tu non so se non so se sei stato sabato, ma sabato abbiamo anche parlato di un messaggio truffa che è arrivato a me direttamente su Telegram. E quindi, inerente a ciò, guardavo un po' questo video. Oh, come disse qualcuno di un po' più intelligente di me, nulla è impossibile. Sapete chi era? La pimpa prima di attraversare l'oceano in bicicletta gonfiando bene bene le ruote. Siamo arrivati alla fine, lo ammetto un po' in ritardo. Devo farvi una confessione. Io pensavo di fare il furbo nello scorso video e dirvi ci si vede il 31 di ogni mese. Voi ve ne siete accorti quasi subito, vi avevo sottovalutato. Ora non so se ha fatto una terza puntata di sta 31. Roba. Complimenti a voi, esce, non me l'aspettavo. Esce, e comunque sono riuscito a non rispettare lo stesso il patto, perché ormai siamo, cos'è, cosa sarà, l'11, si spera, l'11 febbraio. Vabbè. Spero di non essere andato, ma in caso... Quindi è uscito o no una terza parte? Ciao! No, adesso controllo se è uscita una terza parte. Voglio vedere come va a finire questa storia, perché è bella. Anche se ne dubito fosse uscita una terza parte. E non è uscito, mi sa. Non è uscito. Quindi dovremo aspettare. Almeno qua non ho visto che è uscita una terza puntata di questa roba. No, no. Non è uscito. Però appena uscirà, lo guarderemo. Lo guarderemo.